stata forse la più bella pista che ho girato fino adesso. Ringrazio Best Lab per questo e per avermi messo un pilota al mio fianco con tanta esperienza da cui ho preso tanto. Guardate la gioia di Eliseo Donno, di Vito Postiglione, del responsabile dell'Euroteam. È una vittoria che moralmente fa molto bene sia al team, con un grandissimo Eliseo Donno, grande protagonista anche del campionato Endurance, è andato ad ottenere una meritatissima vittoria. Portiamo a casa il massimo che potevamo sperare. Dopo la giornata di ieri, che per degli eventi un po' sfortunati sembrava che andasse tutto storto, invece oggi poi, resettando un po' tutta la squadra, sia i meccanici che i piloti, siamo riusciti a vincere la prima gara di Italiano GT Cup con Eliseo, che praticamente ha fatto pole position e vittoria, quindi ben ben. E se voi vi ricordate le interviste precedenti, avevamo auspicato questo percorso. Sinceramente non mi aspettavo così presto, ma Eliseo ha imparato tantissimo, apprende tantissimo dai coach, dai meccanici, dagli ingegneri, e quindi qui ha dimostrato veramente una forza e un talento incredibile, perché i suoi avversari erano tra i piloti più forti che ci sono nel panorama italiano e anche internazionale. Quindi grazie Eliseo per la vittoria. E devo dire che con lui veramente lavorano tutti molto bene, in armonia. Allora, affiancare Vito Postiglione ci serviva per vedere come reagiva Eliseo sotto pressione di un compagno molto forte. L'ha messo sempre dietro, quindi penso che ci ha dimostrato veramente di essere un campione. In futuro io sono propenso di far correre Eliseo sempre da solo, perché da solo riesce a esprimere veramente tutto il suo potenziale. In coppia è sempre, lo posso dire, magari non riesce a dare tutto quello che potrebbe. Quindi in futuro penso che sarà nel challenge, dove correrà da solo, con però gli stessi tecnici che abbiamo messo a disposizione adesso.